Eccoci alla seconda tappa. Lasciamo il deserto, ci ritroviamo su una montagna alta e da qui vediamo le cose come le vede Dio. Allora, il volto di Gesù, sofferente, diventa invece bello come il sole. E quell'uomo che per servire i suoi fratelli e le sue sorelle, dare la vita per loro, ha perso la sua vita, in realtà è il figlio amato che il Padre ci invita ad ascoltare e a seguire. E allora ecco un messaggio per noi che cerchiamo di servire gli scartati, le persone più piccole. A volte in questo servire ci sembra di perdere la vita, ci sembra di non riuscire a raccogliere molto, ma siamo con Gesù in questo perdere la vita per ritrovarla, per ritrovarci in una luce che è la luce di Dio, che è la luce dell'amore, che non si spegne.